Sì, no, 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 abbiamo fatto un'ottima gara interpretata nel modo giusto e abbiamo preso un bel percorso. Io ho detto bastava magari una partita potesse darci quella consapevolezza in più di quello che già i ragazzi hanno, però io sono qui ad elogiare i ragazzi non tanto per la prestazione, perché è nelle loro corde, ma perché hanno reagito da ometti, hanno fatto una partita di squadra, sono stati in tanti frangenti, chi recuperava uno al posto di un altro, parliamo di Carmine, Chiricò, Marsura quando è entrato, quando i giocatori di talento aiutano in determinati momenti della gara, il collettivo, diventiamo ancora più forti di quello che già i ragazzi sono individualmente. E quindi questo è l'aspetto più bello che mi porta a casa. Ne ero certo, ieri avevo detto che ero sereno perché comunque vedevo l'atteggiamento giusto sia in settimana che soprattutto dopo la sconfitta col Foggia, che comunque resta immeritata anche oggi ma è dimenticata, quindi sono felice. Ora ci ributtiamo, giochiamo spesso, mercoledì c'è la Coppa, domenica abbiamo un'altra partita, poi avremo ancora il recupero, quindi dobbiamo prendere di buono che c'è stato da questa partita e andare avanti per la nostra strada. Con chi dovete recuperare? Col Brindisi. Mister, abbiamo trovato una partita forse più secca vicino a quanto si sarebbe potuto immaginare. Alla fine poi dipende, nel calcio poi si legge magari gli altri hanno fatto male, quindi tu hai fatto bene, no? Io penso che noi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Penso che abbiamo indirizzato la gara sin dai primi minuti, perché nei primi 20 minuti siamo stati molto dominanti e abbiamo avuto tantissime occasioni da gol per poterla sbloccare. Abbiamo preso l'ennesimo palo, che è il sesto dall'inizio del campionato, che sono anche tanti, e quindi il gran merito è da parte nostra. Poi è ovvio che quando magari una squadra fa una partita a un certo livello, l'altra può essere che ha fatto un po' meno bene, ma bisogna sempre vedere qual è la visione giusta e la visione corretta. Io penso alla mia squadra e ai miei ragazzi e devo dire che hanno fatto una partita perfetta sotto tanti punti di vista, e da oggi iniziamo a lavorare per le altre in maniera serena, come abbiamo fatto anche quando magari intorno a noi c'erano un po' di critiche che dovevamo accettare, ed è bello vedere i ragazzi che assorbono le critiche in maniera positiva e gli dà più carica che depressione, ecco. Fatto sta, mister, che in campo si sono viste due squadre con due marce completamente diverse, in effetti una Casertana in netto ritardo di condizione rispetto a un Catania che arrivava prima su tutti i palloni, riusciva sempre a recuperare la palla, si insinuava anche con una certa facilità nel cuore dell'area. Condivido insomma più o meno questa. L'ho detto e mi ricollego un po' a quello che ho detto prima, quando una squadra lavora di collettivo, chiude tutti gli spazi, sembra che arrivi un po' prima anche più facilmente, nel senso che quando vedi giocatori di qualità che si sacrificano è più facile coprire campo. Il campo, se lo copri in 10 giocatori di movimento, è più piccolo che se lo copri in 7. Quindi oggi, ma anche altre volte, tutti i ragazzi l'hanno fatto, più giochiamo insieme, più miglioriamo quei metri magari che arriviamo un po' prima, perché andiamo un attimo prima, perché sappiamo già cosa dobbiamo fare, per cui stiamo lavorando su tante cose. Mi diverto a lavorare con loro perché avendo tanta qualità a disposizione puoi anche inserire cose sempre un po' di livello sopra, e quindi noi dobbiamo andare avanti, lavorare, siamo noi in quinta, come anche voi, la quinta, c'è un mondo davanti, abbiamo sbagliato per ora una prestazione, abbiamo fallito invece magari qualche risultato che potevamo fare diverso, però fa tutto parte di un percorso e l'obiettivo è continuare a crescere e continuare a mantenere un determinato standard nelle cose positive e migliorare sempre quelle negative. L'inizio del campionato serve a questo. Sicuramente io mi affeziono ai ragazzi e poi ai giovani ancora di più, perché è bello quando li vedi sbocciare, no? Sono molto affezionato a lui, purtroppo devo dire che ha fatto una cosa folle, perché se si fa sullo 0-0 è folle, se si fa sul 4-0 è super folle. È giusto che io glielo dica, ma è giusto anche che capisca che da giovani si fanno degli errori e l'obiettivo è che non lo rifaccia più. Magari questo errore, che può togliere qualcosa a noi come squadra, a lui come singolo, possa essere utile a lui per il futuro, perché non possa più, perché non caschi più in una cosa del genere. È chiaro che
lui per primo era molto dispiaciuto e lo sa, i ragazzi più esperti nello spogliatoio appena entrati gliel'hanno detto, io gliel'ho detto, il direttore gliel'ha detto, glielo diranno tutti i suoi parenti, lo saprà anche lui, deve solo capire che è sbagliato, ecco, questa è la cosa importante per i giovani. Mister, buonasera, volevo sapere se è soddisfatto fino adesso del cammino della sua squadra e se ritiene che il ruolo di favorita o di una delle favorita è legittimo oppure è un tantino esagerato, visto che il Catania ha un blasone, lo conosciamo tutti e quindi notoriamente è considerato sempre delle favorite per vincere il campionato. È chiaro che se lavori nel Catania, se hai la fortuna di lavorare nel Catania, sai benissimo che hai delle aspettative grandi. Da parte nostra dobbiamo dimostrare di valere il vertice, no? Ogni anno partono 4-5 squadre per vincere e poi 2-3 ce la fanno, 2 si trovano magari nelle posizioni diverse, l'anno scorso qualcuno addirittura ha rischiato poi di capitolare, per cui a noi lo sapevamo già quando io ho firmato il contratto, quando tutti i giocatori firmano un contratto per il Catania sanno che ci sono delle grandi aspettative, al di là poi di che rosa tu possa avere. Io penso di avere una rosa a disposizione valida, penso che dobbiamo migliorare in condizione perché anche noi qualche ragazzo può essere arrivato un po' dopo, ma penso che dobbiamo dimostrare di valere e di rimanere lassù. Sicuramente se io analizzo questi 2 mesi di lavoro con loro so che ho degli uomini di un certo livello umano e quando lavori con queste tipologie di persone puoi raggiungere grandissimi risultati, per cui noi dobbiamo continuare a lavorare, oggi è presto per qualunque squadra dire quale obiettivo vuole percorrere, però noi dobbiamo lavorare e cercare di costruirci quella aspettativa lì. Questa è una cosa che dà la luce del fatto che la squadra nostra ha dei giocatori categorie anche superiore, Oggi dire sì, vogliamo vincere il campionato sarebbe vendere fumo, dobbiamo dimostrarlo e vedremo, ce ne sono anche altre che hanno giocato, ci sono quelle 4-5 che lottano a vincere il campionato che io non nomino, tutti sanno, noi sicuramente faremo parte di quelle squadre lì se saremo bravi a dimostrare di farne parte. Io non lo dicevo per cercare una lesione addosso, ma perché... L'ultima, se alleni a Catania e giochi a Catania devi saper giocare nella pressione. Questa è la domanda che volevo fare. Per un allenatore cosa significa allenare a Catania, in Catania e giocare la domenica davanti a 20.000 persone? È bellissimo, la risposta è banale, è bellissimo. Noi lavoriamo per il calcio è fatto della gente, no? Immaginatevi nel periodo Covid quando gli stadi erano vuoti, ha perso un po' di appeal, no? Un po' di valore. Io ho la fortuna di allenare in una squadra dove ogni volta che entriamo allo stadio sembra di essere in Serie A anche ad alti livelli. Questo comporta delle pressioni maggiori, comporta delle aspettative maggiori, comporta delle critiche maggiori. Questa era la domanda. Ma comporta anche delle esaltazioni maggiori, perché quando poi vinci in casa è più bello, no? Ti esalta questa situazione, ti danno una spinta. Dobbiamo creare. Spinesi, che è stato un ex giocatore importante del Catania all'inizio del campionato, fece un'intervista dove disse è fondamentale l'alchimia squadra tifosi a Catania. Beh, io sono d'accordo e penso che questa alchimia noi ce la dobbiamo costruire. Quando noi proporremo questi tipi di prestazioni con continuità diventerà una cosa veramente importante avere tanta gente allo stadio che ci spinge, che ci aiuta e che ci fa sentire importanti. Invece, mister, buonasera. Ti volevo chiedere proprio a proposito dei giovani che voi avete, perché ne avete 2-2-3 di alto stabile, cioè Castellini, grande protagonista della promozione l'anno scorso, Vedes, lei ne ha fatto entrare altri. Anche diciamo questa valvola di squadra, questa forza di squadra favorisce anche l'emersione di qualche ragazzo che credo su cui voi volete puntare. Questa sintesi, questo mix è un vantaggio, un surplus per voi? Sicuramente, io penso che per un giovane come Castellini, Betters, Maffei che è un 2004 che è entrato, ma lo stesso Ladinetti e Bocci comunque sono 2000, giocare con compagni di squadra esperti e forti come abbiamo noi li fa crescere molto velocemente, giocare nel Catania li fa crescere molto velocemente, i giovani sono spensierati e quindi sono liberi e vanno, sono puri. Chiaro che c'è bisogno poi della personalità di Silvestri, Curado, tutti i giocatori esperti, no? Chirico, di Carmine, tutti i giocatori, Marsur, quelli che abbiamo di però la brillantezza magari dei giovani, la spensieratezza è anche bello e devo dire che sono giovani di carta d'identità, ma sono giovani veramente importanti a livello mentale perché affrontano le gare come adulti
ed è un privilegio per me allenarli, e i ragazzi grandi li stanno trascinando nel modo giusto. Ho fatto l'esempio prima che appena è entrato in spogliatoio uno grande, a voce ci ha detto che è sbagliato. È giusto che i grandi prendano in mano, per mano, i ragazzi e li portino a crescere il più possibile. Le alchimie, squadre esperte, giovani sono perfette perché si ha un po' di tutto dentro l'organico.